aggiornati sulle canali Gaming Now. E continuiamo il gameplay di Mass Effect. Ok. Da Mass Effect. Siamo atterrati su un nuovo pianeta ostile, a quanto Dati pare. negativi, comandante. In cerca dell'archeologa. Una struttura, perfetto. Cerchiamo di capire che cosa c'è all'interno. Perimetro sicuro. Cazzo mia.
c'è un problemino. Raggiungo la posizione. Qui dobbiamo continuare a piedi. Non proprio tanto sicuro, eh. Se fermo sto coso. Aspetta, andiamo, se riusciamo. Entriamo all'interno della struttura, ok. E vedremo delle belle, sicuramente.
Possiamo decidere che armi devono utilizzare i nostri alleati. Ovviamente abbiamo trovato un'altra struttura segreta. È stata costruita da qualcuno. Muoviamoci. Oh, abbiamo trovato Liara. Beh. C'è qualcuno là fuori? Sono di Dracula, mi serve aiuto. Liara Zoni, presumo. Si è ringraziata la dea. Non credevo che qualcuno sarebbe venuto a cercarmi. Ascolta, questa cosa dove mi trovo è un dispositivo di sicurezza proprio. Non posso muovermi, per cui dovrai tirarmi fuori tu, chiaro? C'è una specie di repulsione magnetica che blocca il passaggio. Si tratta di una barriera protea. Sapevo che mi avrebbe salvato dai Geth. Quando l'ho attivata, devo aver toccato qualcosa per sbaglio. E così mi sono ritrovata bloccata qui. Devi tirarmi fuori, ti prego. Qualche suggerimento su come possiamo aiutarti? Qui dentro c'è un pannello di controllo che dovrebbe disattivare questo affare. Ma prima dovrai superare la barriera. Questa è la parte difficile. Le difese non possono essere disattivate dall'esterno. Io non so come potrai riuscire a passare. Fai attenzione. C'è un Krogan, Nigate. Hanno provato a superare la barriera in diversi modi. Era lustrato.
tra i mondi inesplorati. No. C'è un codice da inserire. Vediamo se in qualche modo... Siamo bloccati qua. Come hai fatto ad arrivare qui? Non credevo ci fosse un modo per superare la barriera. Ci siamo aperti la strada con il laser minerario. Ma certo, sì, è una cosa logica. Ti prego, portami via da qui prima che arrivino i Geth. Quel pulsante dovrebbe disattivare il campo di contenimento. Non così in fretta, Shepard. Siamo sicuri che sia dalla nostra parte. Sua madre lavora per Salem. Io non sono mia madre. Non so neanche perché Venezia si sia unita a Saren. Non voglio avere niente a che fare con quel Turian bastardo. Se fosse dalla parte di Saren, i Geth non cercherebbero di ucciderla. Ah!
Hai qualche idea su come uscire da questo posto? C'è un ascensore al centro della torre. O almeno credo che sia un ascensore. Dovrebbe portarci fuori di qui. Andiamo! Va bene, abbiamo recuperato Liara. Voglio dire, per quale motivo i Gap ce l'hanno con me? Pensi che Venezia sia coinvolta? Saren sta cercando il condotto e tu sei un'esperta dei Protean. Probabilmente vuole che tu lo aiuti a trovarlo. Il condotto? Ma io non... Cosa diavolo è stato? Queste rovine sono instabili. Il laser minerario deve aver innescato un fenomeno sismico. Dobbiamo sbrigarci. Questo posto sta crollando. Joker, fai decollare la Normandy e aggancia il mio segnale. E alla svelta! Agli ordini, comandante. Leviamo l'ancora. Sarò lì tra 8 minuti. Non abbiamo molto margine d'errore. Se morirò qui, lo ucciderò con le mie mani. Come cazzo fa? Qualora non si fosse notato, questo posto sta cadendo a pezzi. Fantastico, vero? Grazie per aver tolto di mezzo quel campo di forza. Ora consegnaci la dottoressa. Qualsiasi cosa vogliate, sappiate che da me non avrete nulla. Non abbiamo tempo da perdere con questo idiota! All'attacco! Mi piace questo atteggiamento. Ok. Riesco ancora a crederci. Saren sta cercando il condotto. Mio stacco. Serve. Diamoci dentro.
fortunatamente e siamo usciti tutti sani e salvi. Ok, missione compiuta. Abbiamo salvato Liara. Perfetto. È mancato un pelo, comandante. Ancora 10 secondi e saremmo finiti in un mare di zolfo incandescente. La Normandy non è equipaggiata per atterrare in un vulcano in eruzione. La cosa tende a danneggiare i sensori e a fondere lo scafo. Magari ricordatene in futuro. Siamo quasi morti là fuori e tu pensi solo a scherzare. A volte Joker è proprio insopportabile. Ignoriamolo. Capisco. Deve essere un comportamento tipico degli umani. Mi spiace, non ho molta esperienza con la tua specie, comandante. Però ti sono grata. Mi hai salvato la vita là fuori. E non soltanto dal vulcano. Quei Geth mi avrebbero uccisa. O ancora peggio, mi avrebbero portata da Saren. Che cosa voleva Saren da te? Sai qualcosa sul condotto? Soltanto che è in qualche modo collegato all'estinzione dei Protean. Io sono esperta in questo campo. Ho passato gli ultimi 50 anni cercando di scoprire che cosa gli è successo. Mi sono fatto anch'io qualche idea sulla scomparsa dei Protean. Con il dovuto rispetto, comandante, ho già ascoltato tutte le teorie esistenti. Il problema è trovare delle prove che le avvalorino. I Protean non hanno lasciato molto dietro di loro. Sembra quasi che qualcuno abbia voluto rendere irrisolvibile questo mistero. Sembra che qualcuno abbia distrutto tutte le tracce lasciate dai Protean nella galassia. Ma ecco la parte più incredibile. Secondo i miei ritrovamenti, quella dei Protean non è stata la prima civiltà galattica a svanire misteriosamente. Il ciclo è iniziato molto prima di loro. Quale ciclo? Di che cosa stai parlando? La galassia si regge su un ciclo di estinzioni. Ogni volta che una grande civiltà si sviluppa, finisce in modo improvviso e violento, lasciando solo rovine. I Protean sono partiti da un solo pianeta e hanno creato un impero grande quanto la galassia. E lo hanno fatto costruendo sulle rovine dei loro predecessori. Le loro più grandi conquiste, i portali galattici e la cittadella, si basano sulla tecnologia di coloro che sono venuti prima di loro. E poi, come tutte le altre civilizzazioni dimenticate della storia galattica, i Protean sono scomparsi. Lo scopo della mia vita è capire perché. Non sei un granché come esperta, dottoressa. La risposta è stata davanti ai tuoi occhi per tutto questo tempo. I Protean sono stati annientati da una specie di macchine, i razziatori. I razziatori? Ma non ho mai saputo che... Come puoi saperlo? Che prove hai per confermare ciò che dici? Su Eden Prime c'era una sonda Protean danneggiata. Ha trasmesso nel mio cervello una visione. Sto ancora cercando di comprenderne appieno il significato. Una sonda? Sì, ha senso. Ma le sonde non sono state programmate per interagire con la mente umana. Sono stupita che tu abbia compreso anche solo una parte del messaggio. Si tratta solo di una serie di immagini casuali. Anche con il cifratore non capisco molto. Il cifratore? Roba da Asari. Avrebbe dovuto aiutare il comandante a pensare come un Protean, ma non so se abbia funzionato. Il cifratore ha alterato la mia percezione delle visioni, ma non è molto chiaro. Ancora non riesco a comprendere tutto ciò che vedo. Ed è stata un'altra Asari a farti questo. Comandante, con il tuo permesso vorrei fare un tentativo. Hai avuto un contatto con la sonda? Le visioni sono rinchiuse in profondità nella tua mente. Un membro della mia specie ti ha consentito di comprendere meglio le visioni, ma ancora non riesci a vedere il quadro nel suo insieme. Forse io potrei aiutarti. Farò qualsiasi cosa purché serva a fermare Saren. Come l'Asari che ti ha dato il cifratore, io posso unire la mia coscienza alla tua. Forse le mie conoscenze sui Protean aiuteranno a chiarire la tua visione. Vale la pena di provare. Rilassati, comandante. Queste Asari hanno dei poteri speciali. Riescono a entrare nella mente degli altri. Sì, ma gli sta facendo vedere le stesse cose. Incredibile! Tutto questo tempo, tutte le mie ricerche. Eppure non avrei mai pensato... Scusami,
È solo che non credevo che le immagini sarebbero state così vivide, così intense. La tua volontà è davvero molto forte, comandante. Quello che hai visto, quello che hai affrontato, avrebbe distrutto una mente più debole. Forza, vieni al dunque. Che cosa hai visto? La sonda su Eden Prime doveva essere gravemente danneggiata. Buona parte della visione è mancante. I dati trasferiti nella mente del comandante sono incompleti. Mi sembra che siamo ancora al punto di partenza. Non è così, comandante. Credo che la mia conoscenza dei Protean si rivelerà utile prima della fine di questa storia. Saren sapeva che su Eden Prime hai avuto un contatto con la sonda. Probabilmente ha cercato di trovarmi perché temeva che ti potessi aiutare. Io sono riuscita a interpretare i dati della tua visione. Se recupererai la parte mancante, sono certa che potremo avere un quadro chiaro della situazione. Abbiamo già tutte le specie non umane esistenti a bordo. Perché non aggiungere anche una Asari alla squadra? Grazie, comandante. Ti sono molto... Ehi, temo di non sentirmi molto bene. Quando hai mangiato l'ultima volta? Ho dormito. Dovresti farti dare un'occhiata dalla dottoressa Chakwos. Probabilmente è semplice stanchezza mentale, unita allo shock di aver scoperto che cosa è realmente accaduto ai Protean. Comunque, un esame medico di sicuro non mi farà male. Anzi, mi darà il tempo necessario per riflettere. C'è altro, comandante? Vai dalla dottoressa. Gli altri possono andare. Ho inviato i rapporti sulla missione, comandante. Vuoi che apra un canale di comunicazione con il consiglio? Non importa. Agli ordini, comandante. Ok. Il video finisce qui. Commentate, ragazzi. Mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo gameplay.